Certo, quest'anno credo che sia stato assolutamente giusto far questo. Abbiamo scelto di far consegnare a Francesco e a Marco Locascio il premio intitolato a Giorgio Locascio, ai Sulut Humana che lo ritirano. C'erano le sere che d'estate mamme e nonne se ne stavano sedute a chiacchierare, i bambini a cellaia nascondino, facevamo più casino del baccano di Cascata Grossa dopo che ha piovuto. C'era il sottoscala con il vino dove ho preso i primi baci, batti toppa se ci riesci, c'era un barboncino nero con un nome comunista e una zia con 10 gatti, arimo liberi tutti. E c'era un angelo, e c'era un diavolo, e un mondo piccolo sotto il tavolo. Biciclette tutte sgangherate, il viale con i tigri, con la siepe, la fontana, le panchine ed il cibo del soldato che nessuno lo conosce, forse i vecchi loro sì. C'era che si andava giù a manetta e una volta mio fratello è finito con la faccia sopra un sasso, c'era il fiume appena sotto che era diventato rosso per il sangue e alla fine non è morto. E c'era un diavolo, c'era un angelo e c'era un orologio a pendolo. Liberi tutti, tutti liberi, liberi. Da fare c'era un bosco immacolato che aspettava la mia slitta, sì, ma queste cose grandi mica gliele puoi spiegare o studiare o lavorare. C'era quell'odore di stazione ferroviaria, di ammoniaca, candeggina e di ferro arrugginito, pane, penne di gallina, cetrioli sott'aceto e l'odore del mercato. E c'era un angelo, e c'era un diavolo, e un bimbo piccolo sotto il tavolo.